that is mine. I could be a lot, but I know I'm not. I'm content just with the riches that you bring. Questa sera ci siamo riuniti qui al Bar Sant'Anna per fare la seconda edizione del nostro Meetup Teramo, organizzato dall'SNM SPA e dal DB Webgate, sezione di Teramo. Lo scopo fondamentale del Meetup è quello di creare un network di contatti tra le persone che vi partecipano, al fine di poter realizzare un business sia online che offline all'interno, diciamo, di queste persone che difficilmente si sarebbero potute conoscere fuori, diciamo, da questo contesto. Ogni meetup è caratterizzato dalla presenza di un relatore che racconterà la propria esperienza, che può essere legata sia alla propria attività professionale oppure alla propria storia personale. E quindi fondamentalmente tutte le persone che vengono a seguire questi meetup, che sono gratis, hanno, diciamo, solo il costo di una pericena convenzionato con il bar. Entreranno praticamente senza spendere nulla, ma usciranno arricchiti da questa esperienza sia a livello professionale, e si spera che poi possa portare il tutto al concretizzarsi, tra virgolette, il business, che è, diciamo, che è il fine, diciamo, anche nostro, delle nostre strutture per questa organizzazione. Siamo nella seconda parte della serata, abbiamo fatto dei gruppi di lavoro. Ci abbiamo fatto unire delle persone, non con gli amici con cui sono venuti, ma si sono mischiate, diciamo, con persone che non conoscevano. E lo scopo è proprio di creare network, quindi di creare contatti diversi, di stare con persone nuove. Solo in questo modo, diciamo, possono nascere davvero nuove amicizie, nuovi affari e così via. Il gruppo di lavoro, diciamo, che si viene a creare, diciamo, si fanno lavorare queste persone per obiettivi. Prima si presentano una a una, dicono cosa fanno nella vita. Poi si fanno praticamente dei gruppi di, diciamo, vengono dati dei foglietti dove vengono stabiliti degli obiettivi, tre obiettivi principali, le persone, diciamo, scrivono questi obiettivi e poi fra di loro li commentano e magari nel loro tavolo qualcuno cerca di dare una mano all'altro per raggiungere questi obiettivi, diciamo, a breve tempo. Questo è quello che si fa nella seconda parte e poi per concludere, diciamo, con che cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto della serata. A fine serata, quando dopo terminato il meetup, in genere chiediamo ai partecipanti di rilasciare un feedback sulla serata, su cosa gli è piaciuto e cosa non gli è piaciuto, in particolare su questa seconda parte che ci aiuta a migliorare per i prossimi meetup. Inoltre, per chi ha partecipato, riceve in omaggio gratuitamente un pacchetto di cerca aziende, ovvero un portale internet che è facilmente indicizzabile su Google, e inoltre una tesserina dove in seguito a 8 partecipazioni al meetup riceverà un buono sconto per la partecipazione di un evento organizzato dal nostro gruppo. Io sono Marco Chierini, sono stato invitato qui per raccontare l'esperienza della produttiva dell'Uomo Fiammifero, il mio primo film autoprodotto, e ho raccontato come è partita l'idea di questa autoproduzione, ovvero pubblicando i disegni, gli acquerelli, le foto che ogni regista normalmente realizza per preparare il film, quindi ne avevo io anche io in gran quantità. Tutto questo materiale è stato pubblicato in un libro nel giugno 2005, abbiamo girato poi il film nel settembre 2005 ed è stato presentato poi dopo varie lavorazioni, tutto il lavoro di post produzione con altri teramani tra cui Pietro Albino Di Pasquale ed Enrico Melozzi. Il film è andato al Giffoni Film Festival a luglio 2009. L'idea è nata insieme al teramano, anche lui Dimitri Bosi del Cineforum, e l'idea qual è stata? Quella di pubblicare appunto questo libro che conteneva tutti questi disegni, tutto questo materiale preparatorio, e il ricavato dalla vendita di questo libro, dei disegni stessi, sarebbe servito come inizio del finanziamento del film.
così è stato, e appunto adesso siamo con il film che sta andando nelle sale, iniziamo da Teramo, con questa distribuzione ostinata, definiamola così, che porterà il film a calcare i palcoscenici digitali di tutta Italia e di tutto il mondo. Ce lo auguriamo.